Qui ci sono i premi che ha vinto Antonio Mazzella. Questo dovrei averlo assaggiato, ma Vigna del Lume no. Vado ad assaggiarlo. Intanto un brindisi. Qua parliamo sempre di Biancolella, giusto? Biancolella 100%. È un vino che nasce dai 20 ai 70 metri dal mare. Una particolarità abbastanza insolita è che una parte di queste uve non si possono portare in cantina perché non c'è la strada, ma vengono ammustate in vigna e portate con una barchetta via mare al porto di Schiaponte, e dal porto di Schiaponte poi portate in cantina e assemblate con quelle che vengono portate con motocariolina a cinguli. Questa è la lavorazione di tutto. Parte già come un'impresa. Sì, sì, è molto difficile la raccolta nelle nostre zone, ma questa proprio è una vigna di proprietà che si divide in due pezzi, una parte più bassa e una parte più alta. La parte alta viene vendemmiata in cassette, vengono portate su. Nella parte bassa il mosto viene portato via mare e dal porto in cantina. Durante il trasporto del mosto in cantina non soffre? Cioè prendete delle precauzioni? No, adesso usiamo del ghiaccio secco quando spostiamo il mosto, che lo protegge, diciamo, dall'ossidazione. Tanto è nel giro di un'ora tutta questa manovra che facciamo. E poi segue la filiera? Poi sì, decantazione, fermentazione in acciaio con un semplice bianco. Cosa devo aspettarmi da questo vino? Tutti ci decantano queste note saline, la vicinanza al mare dà queste note molto particolari. Al naso ci sento una punta di mineralità, ma quello che risalta di più è sempre la nota fruttata, che è un po' caratteristica di questo vitigno e dei tuoi vini. Su questa zona facciamo questa lavorazione di ritardare la vendemmia. Le uve sono surmature e vengono ritardate in una ventina di giorni rispetto a quelle base. Io non riesco a trattenere il sorriso perché questo vino mi piace tantissimo. Unisce questa nota minerale, questa nota fresca, alla nota comunque fruttata. Sì. L'armonia e l'equilibrio nei tuoi vini sono una cosa comune, ma questo connubio tra freschezza, mineralità e frutta che mi impressiona. C'è la nota del pompelmo, dell'agrume, che è incredibile. Sì, il nostro vitigno tende tanto a dare questa nota di agrume. Voi con cos'è che lo abbinate? Beh, noi abbiamo questi piatti molto freschi di pesce, naturalmente i carpacci, ci sta benissimo, le paste in bianco, anche qualcuna un po', se vogliamo, macchiata. Mi è venuta la voglia della fritturina in riva al mare. Noi qui siamo a Merano, un po' infreddoliti, ma tu a casa tua hai fatto il bagno poco tempo fa, mi dicevi. Diciamo fine ottobre. A fine ottobre? 25-26 ottobre, sì. Non è giusto. Dario, mi devi portare ad Ischia. Ragazzi, non avevo dubbi, però questo è un vino comunque da assaggiare. Sì.